Rapporto Istat 2022, emissioni in calo nell'industria, non nei trasporti, serve più intermodalità, crollano le nascite, a marzo meno 11,9%, tra 20 anni un italiano su 3 avrà più di 65 anni. Al via Bali G20 esteri, Di Maio uniti contro l'invasione russa, presenti l'ucraino Kuleba e il russo Lavrov, che però abbandona il vertice in anticipo. Attentato in Giappone, morto l'ex premier Shinzo Abe, colpito da colpi di arma da fuoco durante un comizio. Arrestato l'omicida, è un ex militare. Revocata la concessione per la 24 e la 25, l'autostrada dei parchi ora sarà gestita direttamente dall'ANAS. Il gruppo Toto preannuncia ricorsi. Caronte lascia l'Italia, temperature in calo sensibile, forti temporali nella notte a Roma e in Campania. La grandine minaccia i campi arsi al nord, allerta mareggiate sul Tirreno.